Guardia di Finanza ha presentato oggi a Genova il rapporto dell'attività operativa nel 2010 sul territorio ligure. Secondo i dati registrati dalle Fiamme Gialle, nell'attività di contrasto all'evasione fiscale, nel corso di 4.077 accertamenti sarebbero più di 593 milioni di euro sottratti al fisco, un aumento del 17% rispetto allo scorso anno. Nella lotta al lavoro sommerso, 628 lavoratori in nero accertati, 240 nella sola provincia della Spezia e l'edilizia è il settore più colpito. Pesante bilancio anche per i traffici illeciti. Le droghe leggere sequestrate in Liguria ammontano a 7 tonnellate, quasi la metà del dato nazionale. L'attività posta in essere ha consentito di accertare ben 593 milioni di euro per quanto riguarda redditi non dichiarati ai fini delle imposte dirette, e questo è il risultato dei oltre 4.000 interventi ispettivi svolti dai reparti che hanno consentito, oltre a constatare anche 113 milioni di euro per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto sottratta alle casse dell'erario e alle casse comunitarie. Un terzo dell'IVA sottratta individuata è dovuta al fenomeno delle frodi carosello, e cioè la costituzione di società che si interpongono fra l'acquirente e il venditore, acquistano in merce in sospensione, senza l'addebito dell'imposta sul valore aggiunto, e poi rivendono fatturando l'IVA, ma dopo breve periodo di attività scompaiono, fanno sparire la contabilità e quindi truffano i cittadini. Lavoro nero è un altro settore nel quale il Corpo ha svolto un'attività nel corso dell'anno 2010, e qui sono riusciti complessivamente le Fiamme Gialle a riscontrare ben 840 posizioni di irregolarità, delle quali 628 di lavoratori in nero e altri 212 in posizione irregolare. Il settore principale è il settore dell'edilizia, piccole imprese che svolgono loro attività con pochi dipendenti, però una quota parte degli stessi è in posizione di lavoro nero. Crisi economica scuote il settore edile italiano. In Liguria si attende che il nuovo piano casa possa portare lavoro soprattutto alle piccole imprese del comparto artigiano. I vertici di Confartigianato Liguria hanno portato le loro proposte sulle modifiche al piano casa in regione, e intanto proseguono le preoccupazioni sugli effetti delle gare al massimo ribasso negli appalti pubblici. A livello nazionale il settore dell'edilizia ha perso l'anno scorso 250.000 posti di lavoro. C'è stato un aumento dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali del 300%, 70 miliardi di ammontare lavori eseguito in meno, quindi anche per le risorse governative un ammontare di tasse e di contributi per il governo e per lo Stato. Il pubblico in questo momento ha risorse che, dire che sono limitate è usare un eufemismo, sta raschiando il fondo del barile. Quindi le gare d'appalto, basta sfogliare una pagina internet cercando le gare d'appalto nelle varie regioni e vediamo che si possono contare sulle dita di una mano. Quindi già il settore è penalizzato. Consideriamo che con questa carenza di lavoro generale ogni gara d'appalto, anche di minime proporzioni, comporta partecipazione di 50-60 imprese, quindi scatenando una competizione al ribasso che poi non agevola nessuno. Il problema è che finché ci sarà questa corsa al ribasso, appunto, miglioramenti non ne vedremo. Noi abbiamo fatto azione presso gli enti preposti per far sì che venga attuata la procedura negoziata che permette per gare fino a 500.000 euro di invitare le ditte locali, soprattutto per frenare questa corsa anche di ditte addirittura anche straniere su certi importi. Non danno ricaduta poi a fini di investimento sul territorio, e anzi
costringono poi le imprese locali a lavorare in subappalto con tutte le conseguenze. È stato presentato a Genova, nella sede di Amiu, l'elenco delle imprese che hanno partecipato alla gara per la realizzazione del progetto preliminare del gassificatore di Scarpino. 5 consorzi di imprese che hanno presentato la propria candidatura. Capogruppo dei consorzi la Svizzera TBF, la tedesca Poiri Deutschland, la genovese D'Apollonia, il consorzio Termoingegneria di Milano e la modenese Cooperativa Politecnica Ingegneria e Architettura. Durante l'incontro è stata presentata anche la commissione incaricata di vigilare i curricula e le offerte dei concorrenti. Programma, la gara si è chiusa a ottobre, la commissione si è insediata, ha già cominciato a lavorare e ci aspettiamo il risultato della valutazione per fine marzo, inizio aprile. Sono arrivate 5 proposte, la commissione è di alto livello, sono tutti esperti italiani ma di livello internazionale e quindi ci aspettiamo un ottimo lavoro. Il progetto è complesso, è molto ambizioso e il livello dei valutatori che valuteranno la gara è adeguato. Il progetto messo a gara, come ricorderete, ha un valore di 6 milioni e 8 circa, il costo della realizzazione poi di tutti gli impianti finiti è stimato a oggi intorno ai 240 milioni. Ai dubbi che i progetti del gasificatore possano contrastare con i programmi di raccolta differenziata, il presidente di Amiu replica. La soluzione impiantistica è complementare alla raccolta differenziata. In tutta Europa si fa grosso modo il 50% di raccolta differenziata e il 45% di trattamenti impiantistico, il 5% va in discarica. Noi dobbiamo migliorare la raccolta differenziata che ha raggiunto e superato il 30% a fine 2010, quindi abbiamo ancora qualche punto da migliorare. E dobbiamo dotarci dell'impianto, senza l'impianto non è possibile chiudere il ciclo dei rifiuti. È un impianto che non è assolutamente dannoso per la salute, ci sono impianti come questo, ci sono decine nel mondo, centinaia se si includono anche impianti più impattanti che trattano i rifiuti. È un impianto costoso, come sono costosi tutti gli impianti, voglio dire, industriali. È un impianto che serve alla città per chiudere il ciclo dei rifiuti e per metterci definitivamente al sicuro da situazioni come Napoli, quelle che vediamo da anni, come Palermo e come potenzialmente anche altre realtà italiane.